Perugia, sì, la neo governatrice, certo, Donatella Tesei. Sentiamola un momento. Non vi preoccupate, che al momento giusto vedrete che sarà una giunta come si deve per lavorare per la nostra regione. Allora, Palazzo Donini, sede della Regione Umbria, siamo con la Presidente o Governatrice, come preferisce essere chiamata, Donatella Tesei. Assolutamente indifferente. Indifferente, sì, ok. Sì, non ho una preferenza. Allora, partiamo da qua, di Donatella Tesei si conosce poco, noi abbiamo fatto anche con la redazione un po' di ricerche su internet, eccetera, sappiamo che ha avuto maturità classica, laurea in giurisprudenza, poi sindaco di Montefalco, questo è alle cronache da tempo, sposata con due figli, ma passioni, hobby, interessi, insomma, chi è Donatella Tesei? Beh, allora, gran parte comunque lo avete ricostruito. Io mi sono laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Perugia, devo dire anche molto velocemente. E poi, avendo iniziato la professione di avvocato, ho fatto l'esame di Stato, il cosiddetto, e quindi ho iniziato la professione. Allora mi ricordo che l'esame avveniva dopo un anno, non dopo due, cosa che è stata introdotta successivamente, cioè di diciamo inizio del cosiddetto praticantato. E quindi sono diventata subito avvocato. Tra l'altro in quel periodo ero tra i più giovani avvocati d'Italia e ho iniziato subito questa avventura della professione. In contemporanea ho gestito la mia vita privata, quindi con la famiglia. Ricordo ancora come se fosse oggi che partecipai, andai agli iscritti dell'esame di avvocato ed ero incinta del mio primo figlio di Pierpaolo. Tant'è vero che con questo pancione fu molto difficile stare lì fermi 7 ore per i compiti scritti che dovevamo fare. Molto di questo tempo sono dovuta stare addirittura in piedi, perché con questo pancione non c'entravo. Quando furono pubblicati i risultati degli iscritti per l'ammissione agli orali, ricordo ancora che fui ammessa, ci fu una selezione molto, molto alta in quel momento, e quando andai a sostenere l'esame orale di questo appuntamento, era nel frattempo nato Pierpaolo. Quindi mi ricordo ancora che, siccome lo allattavo, lo portai con me insieme a qualcun altro che me lo gestiva in corte di appello a Perugia, dove si svolgevano gli esami, perché se poi i tempi si allungavano, con gli orari dei bambini la cosa non era così semplice da gestire. Da lì è iniziata la mia professione. E come si è avvicinata alla politica? Ma molto dopo, perché mi sono avvicinata alla politica nel 2009, quando mi venne chiesto di candidarmi a sindaco di Montefalco, la mia città. Io non avevo fatto mai politica attiva prima, e era una sfida importante anche in quel momento, e quindi ho ceduto in qualche modo per il bene della mia città a fare questo passo, e quindi ho portato avanti la sindacatura per 2 mandati, continuando ad occuparmi anche della mia professione e anche dei miei figli, che, come tutte le donne che lavorano, insomma, rappresenta sicuramente un impegno. Però si può fare. Era una domanda successiva questa, su come concilia, però la facciamo adesso, visto che come concilia politica, amministrazione e famiglia. Sicuramente oggi i miei figli sono cresciuti, diciamo, e hanno la loro autonomia, ma il percorso è stato abbastanza duro, ma come lo è per tutte le donne che hanno una professione o comunque che lavorano. E devo dire che qualche anno fa non c'erano nemmeno quegli strumenti che oggi stiamo cercando di mettere in campo per aiutare le famiglie con i figli, per aiutare anche le donne. C'è ancora molto da fare, ma questa è la strada
che dobbiamo percorrere. E è stato abbastanza faticoso, c'è stato qualche episodio addirittura dove in assenza di aiuto ho portato i miei figli naturalmente con me anche a studio legale, che comunque riuscivo a gestire tutte e due le cose, quindi un grande lavoro. Però a me non ha mai spaventato il lavoro e l'impegno, e devo dire che tutto sommato oggi sono contenta di quello che ho fatto. È stata una sfida sicuramente, un grande impegno, però insomma io credo che questo impegno le donne devono crederci e devono continuare a portarlo avanti. Si può fare. Si può fare, quindi una donna che ha studiato, tra virgolette, una secchiona, perché si è data subito l'impegno scolastico, poi la laurea, poi l'attività di avvocato e poi la politica, quindi non si è fatta mancare nulla. Perché ha scelto la destra? In genere dice che uno le sue formazioni se le fa in gioventù, lei è approdata alla politica un po' più tardi, ci ha detto. No? Io sono approdata un po' più tardi, ma mi sono sempre riconosciuta nelle politiche e nelle idee del centrodestra, quindi ero perfettamente a mio agio in questa compagine. La prima formazione, quella del comune, era una lista civica di centrodestra, dopo anche lì, come è avvenuto in Regione Umbria, dopo governi e amministrazioni comunali monocolore, non c'è stato mai un'amministrazione di centrodestra prima del 2009 a Montefalco, cosa che poi è avvenuta in regione con l'elezione del 2019. E questo è quello che mi sentivo di fare, ancora oggi mi ritrovo esclusivamente in questo ambito, e sono una persona che crede molto nel liberismo, cioè nella possibilità di potersi esprimere senza queste direttive molto schematiche che comunque a cui ci si era abituati prima. Sono altrettanto convinta che il pubblico deve fare la sua parte, ma su alcuni settori è il privato che deve fare la sua, e che la politica e il pubblico in particolare devono creare le condizioni abilitanti per lo sviluppo economico e sociale di una comunità. E quindi bisogna fare squadra con gli imprenditori, con le associazioni, bisogna fare squadra con tutti se si vogliono cambiare le sorti o di un comune o, come nel nostro caso, della regione oggi. La regione, e questa certo. È la politica che ho cercato di mettere in campo sempre. Oggi lo devo fare naturalmente a livello regionale, ma io credo che questa sia la sfida che dobbiamo portare avanti, perché altrimenti l'idea che il pubblico possa risolvere tutte le cose non esiste. Il pubblico deve fare il pubblico e deve creare quelle condizioni, come dicevo prima, abilitanti perché ci possa essere sviluppo in tutti i settori. Allora, la destra centro, abbiamo detto centrodestra, però in questo caso più attrazione destra, vince in Umbria poco prima dello scoccare del cinquantennale della nascita delle regioni vere e proprie. Quindi per 50 anni l'Umbria è stata gestita da governi di centrosinistra. È stato facile sradicare convinzioni così radicate nella popolazione e a spostare voti verso nuove proposte? Lei ha parlato di liberismo, quindi è una proposta alternativa a quella che c'è stata per 50 anni. Come l'ha vissuta questa battaglia? Ma io mi sono presentata alle elezioni regionali, tra l'altro dopo anche la parentesi che c'è stata in Senato con la mia elezione. Certo, avevo dimenticato stata anche questa cosa, quindi c'è stata una proposta. Io mi ero presentata all'uninominale, solo all'uninominale, come sapete bene, e tra l'altro in quel momento da indipendente, e sono stata eletta al Senato e poi ho avuto un incarico sicuramente di grande importanza, che è stato quello di Presidente della Commissione Difesa del Senato. In quel momento ho lavorato molto all'interno della Commissione e devo dire mi è piaciuto anche molto quello che ho fatto, però poi c'è stata la chiamata dell'Umbria e quindi, così come avevo fatto per Montefalco, ho risposto ok, ci sono. Perché chi ama questa regione come la amo io sentiva il bisogno e la necessità comunque di mettersi a disposizione per un cambiamento della nostra regione. Credo che non sfuggirà a nessuno che
quando siamo arrivati alle elezioni del 2019 per questa regione, la situazione era veramente molto complessa, molto complicata. Io tengo a mente ancora oggi, e per questo ho lavorato molto e continuo a lavorare, i dati del PIL della nostra regione. Assolutamente l'ultima regione d'Italia, non è mai uscita l'Umbria dalla crisi del 2008, quindi c'era un bisogno sicuramente di cambiare le politiche, di cambiare approccio, di cambiare sistema, perché questa regione ha grandi potenzialità e seppur piccola, seppur inserita in un contesto territoriale che sicuramente non è diciamo facile, perché la fascia appenninica è il problema dell'Italia centrale, è un problema molto serio che io ho già iniziato ad affrontare e che dovremmo affrontare insieme proprio come regioni del centro Italia. Pensate al tema del PNRR. Avete sentito che si parla sempre di riequilibrio territoriale, ma si parla sempre di riequilibrio territoriale tra nord e sud. Io ne sto facendo una battaglia anche politica da questo punto di vista. Ritengo che questo paese, per ripartire, non può parlare solo di riequilibrio territoriale tra nord e sud e non può trascurare il tema dell'Italia centrale, che è un po' la cerniera di questo paese. Il centro, se con il sud o con il nord. Esatto, il tema è riferimento a quello che dicevo prima, questi dati molto allarmanti per la nostra regione e che peraltro toccavano anche Terni in modo significativo, sì. Dal punto di vista dell'impatto dell'industria, certo, e dell'economia. Si collegava ad un altro e dell'ambiente, si collegava ad un altro dato altrettanto importante e che certificava tutto questo. Il fatto che la nostra regione, l'Umbria, fosse passata dalla zona delle regioni più industrializzate, cioè più economicamente, eccetera, alla zona in transizione. Noi siamo una regione in transizione oggi, insieme alle Marche e all'Abruzzo. Quindi siamo scesi di livello. E quindi il lavoro che ho iniziato a fare da subito e che credo bisogna continuare a fare con grande determinazione è quello di invertire questa rotta dell'Umbria e riportarla tra le regioni più sviluppate. Questo è un compito che deve essere portato avanti anche con grande sinergia con il governo e con i ministri che si occupano proprio anche delle politiche di coesione piuttosto che dei rapporti Stato-Regioni, per esempio, perché questa nostra posizione di regione in transizione deve avere come conseguenza la possibilità di avere delle risorse da destinare proprio e investire nello sviluppo economico e sociale della nostra regione per invertire appunto questa tendenza. Quindi i dati erano questi, molto allarmanti. Certo, ero assolutamente consapevole che il lavoro sarebbe stato grande, nessuno di noi si poteva aspettare a 2 mesi dalla mia elezione, 3 mesi dalla mia elezione, l'arrivo della pandemia che ha sconvolto. Adesso ci arriviamo anche alla pandemia. E quindi è tutto. Volevo quello. Alleggerire un po', sì, prego, questa discussione facendo 2 battute. Tre donne, di cui 2 di Foligno, sono state presidenti di regione in Umbria. Sembra quasi che noi precorriamo i tempi, perché tutti si lamentano che c'è poca donna ai vertici delle istituzioni. Noi sono quasi 20 anni ormai che siamo gestiti da rappresentanti donne. E dall'altra parte, tutte della provincia di Perugia, dall'altra parte, una battuta me la conceda, un rappresentante uomo di Terni come potrà mai aspirare a diventare presidente di regione a questo punto? Ma allora, effettivamente questa tradizione in Umbria c'è, la prima sicuramente di Foligno, la seconda di Todi, la correggo, sì, perché ho visto... Sì, però, 2 insomma, di Foligno e una di Todi. E quindi oggi ci sono io. Sicuramente da questo punto di vista, ecco, la regione Umbria da questo punto di vista ha dimostrato, insomma, di sicuramente saper valorizzare le donne ed essere avanti. Se consideriamo che oggi nel panorama italiano sono l'unica presidente donna, sicuramente sì, questo è ancora più, diciamo, importante e avvalorato. Poi dopo io sono anche convinta che prima di tutto bisogna valutare le persone, poi non faccio differenza
sull'uomo o la donna per certi aspetti, quindi non deve essere una condizione, una precondizione per qualsiasi cosa. Quindi vanno valutate le persone per quello che sono e per quello che sicuramente possono fare nei vari settori, e questo è il tema, secondo me. E anche per le proposte di cui si fanno portavoce. Assolutamente sì, per le proposte progetti, di cui programmi. Esatto, progetti, programmi, idee, come ripeto, visioni, perché oggi bisogna imparare a tornare ad avere delle visioni di periodo, perché abbiamo visto che fino ad oggi la politica spesso è costretta a rincorrere le situazioni e le emergenze, a fare provvedimenti molto spesso tampone, e invece la programmazione è sicuramente una cosa su cui dobbiamo tutti lavorare, perché impostare un lavoro, dargli corpo, gambe e risorse, perché non ci dimentichiamo che quello è un altro tema importante, ha bisogno di un periodo di tempo, e tutto ciò poi che è pubblico vede dilatati i periodi per una serie di incombenze burocratiche piuttosto che procedurali, che oggi per esempio sono un campanello di allarme, specialmente per tutto ciò che riguarda l'attuazione del PNRR, che ha tempi molto stretti, ma questo riguarda poi anche tutta la programmazione, sia quella che abbiamo in pratica appena concluso che la nuova 21-27, su cui ci dovremmo confrontare e su cui dovremmo lavorare molto, molto, proprio per raggiungere gli obiettivi, obiettivi sicuramente sfidanti, ma che possono essere alla portata di questa regione. Allora, le faccio una domanda forse cattiva adesso. Lei ha parlato di visioni, noi abbiamo creato una televisione invece, è giovane però ben radicata sul territorio, e quindi dobbiamo essere anche portavoci delle istanze del nostro territorio, anche se siamo in tutta l'Umbria, però chiaramente la base è a Terni, e a Terni ci si lamenta un po' contro la regione perché si dice sia troppo sbilanciata su Perugia. Smentiamo oppure c'è qualcosa di vero? Ma io questo non riesco a capirlo, anche perché Perugia dice la stessa cosa, che invece la regione è più sbilanciata su Terni. Chiariamo allora. Quindi chiariamo. Che succede? Allora, io ritengo che questa regione deve essere vista in modo unitario, e quindi siamo anche piccoli, le due province devono avere assolutamente pari dignità, e quindi le mie attenzioni e il mio lavoro sarà rivolto ed è rivolto ad entrambe in modo assolutamente equanime. Scusi se la interrompo, lei sa che molti a Terni stanno anche pensando di andare verso il Lazio come scelta per il futuro, quindi ma io ritengo che noi a Terni deve rimanere in Umbria, e anzi Terni deve essere attrattivo per l'Umbria e deve giocare un ruolo di attrattività verso quelle altre regioni, non andare noi come verso le altre regioni. Li tranquillizziamo regioni. Quindi che c'è? Ma io credo che i ternani devono essere molto tranquilli, i percorsi hanno bisogno di un po' di tempo, però la mia attenzione su Terni è stata altissima fin dall'inizio. Credo che oggi Terni abbia delle grandi opportunità che dobbiamo insieme portare avanti. Alcuni esempi, non so se, però credo che dobbiamo farli. Parliamo dell'Ast, che è un'azienda per eccellenza che è identificativa, no, della certo, città di Terni, certo, che ha visto nel corso del passato, degli anni, situazioni anche molto pesanti e drammatiche. Oggi questa azienda è in mano a un gruppo italiano, Arvedi, molto serio, con un piano industriale importantissimo, sia dal punto di vista dell'innovazione, dello sviluppo industriale, ma anche dell'impatto ambientale. E noi lo stiamo accompagnando aprendo i tavoli che abbiamo aperto con il governo per un accordo di programma molto serio per quello che dicevo io, le condizioni abilitanti per l'impresa, e quindi con una incidenza su tutta la comunità. E sapete bene che è la notizia proprio di ieri della assoluta ormai certezza del ritorno del magnetico a Terni, e questa è una prospettiva che porterà circa 300 posti di lavoro,
Noi abbiamo aperto i tavoli con i ministri, con il MISE e con il MITE, quindi sviluppo economico e transizione ecologica, perché vogliamo tenere assolutamente insieme in equilibrio lo sviluppo economico ma la sostenibilità ambientale. Sono andata io personalmente insieme ad Arvedi agli incontri con i ministri, ancora le interlocuzioni sono assolutamente costanti, ci sarà un altro incontro in programma anche a breve. Lì abbiamo pensato e dobbiamo necessariamente arrivare alla realizzazione di una centrale a idrogeno che è funzionale alla operatività di Aste, perché è un'industria energivora. Stiamo cercando di lavorare per far diventare il sito ternano strategico nel panorama dell'acciaio non solo italiano ma europeo. Guardate che il salto è grandissimo. Quindi noi accompagniamo questo sviluppo anche con una serie di interventi, come dicevo prima, abilitanti, che lo stiamo facendo proprio per lo sviluppo di grandi aziende che operano nel nostro territorio. E quindi c'è un'attenzione massima. Io credo che tutti questi passaggi che ho monitorato fin dal nascere, fin dall'inizio. All'inizio c'era qualcuno che diceva, per esempio, che la Regione, quando ancora non si sapeva se l'aste passasse ad Arvedi piuttosto che ad altri, in realtà io l'ho seguita fin dal primo momento, ma queste operazioni, specialmente quando c'è il tema dell'antitrust, vanno seguite con silenzio e attenzione. Poi, quando le cose avvengono e sono fatte, si accompagnano. Questo è stato sempre il mio modus operandi e continuo e intendo portarlo avanti. Però su questo posso assicurare che c'è un'attenzione enorme. E guardate che il ritorno del magnetico, oltre alla rafforzare questa grandissima industria e a inserirla, parliamo come dell'amierino magnetico, esatto, sì. Avrà, perché poi da lì, cioè questo è il presupposto anche importantissimo per tanti sviluppi industriali di cui oggi si parla, parlando di transizione ecologica, di automotive, piuttosto che di tutto un percorso che comunque a livello europeo, quindi nazionale, si sta cercando di fare. E poi l'impatto ambientale e quindi tutti gli interventi messi in campo nel piano industriale, che sono volti proprio a risolvere un problema atavico per Terni, e che necessariamente per la conca, certo, per la conca ternana dobbiamo assolutamente risolvere. Ma oltre a questo mi sono fatta carico e ci stiamo facendo carico del polo chimico di Terni, che prima molte multinazionali che poi spariscono e lasciano il territorio assolutamente. Sì, anche le ultime difficoltà di Novamont. Esatto, di gravi crisi. Anche lì noi abbiamo presentato un progetto che è proprio un progetto bandiera per la nostra regione di riconversione alle bioplastiche. E anche qui stiamo andando avanti con il centro di ricerca, con l'università sui biomateriali. Quindi le cose concrete, anche lì abbiamo ottenuto già copertura di finanziamenti per circa, mi pare, adesso non mi ricordo bene se sono 19 milioni d'euro per il polo di ricerca. Che vede anche Terni protagonista, quindi voglio dire, così quindi come non è dimenticata Terni. No, stiamo rafforzando l'università, ci sono investimenti per rafforzare la sede dell'università a Terni, sapete benissimo, con Suppentima, e quindi le cose veramente sono tante, sia dal punto di vista dell'industria che stiamo seguendo, perché Terni è una città industriale e deve tornare ad essere protagonista nel panorama nazionale, e quindi su questo posso garantirvi non solo il massimo impegno e la massima attenzione. Spero a breve, quando riusciremo anche a concretizzare queste due cose che per me sono molto importanti, quindi riconversione del polo chimico e acciaio, potremmo, spero di poterlo fare, anche un incontro direttamente sul territorio, magari con i ministri che se ne sono occupati, per spiegare a tutti il lavoro, quello che abbiamo fatto e quelle che sono le prospettive future. E poi vi voglio dire un'altra cosa, credo che i ternani di questo se ne siano resi conto, cioè Terni è stata vista sempre come una città industriale legata ai problemi o alle problematiche di Aste piuttosto che Treofan o altre su altri settori. Oggi non è che non esistono le problematiche, ma stiamo cercando un percorso, come dicevo prima, anche di visione strategica di comparti, non solo della singola questione. Terni non è solo Aste. Non è solo Aste, ci sono tante belle aziende che vanno, certo, anche quelle sostenute, altre che dovranno arrivare, dovranno fare investimenti, perché
dobbiamo creare quelle condizioni che rendano attrattivi quei luoghi e quella possibilità di fare impresa. Ma oltre questo, abbiamo rilanciato Terni come regione anche da un punto di vista turistico, mai visto prima. Avete visto le nostre campagne di promozione, la Cascata delle Marmore, il Lago di Pediluco, noi l'abbiamo inserito in tutti i nostri spot e stiamo facendo investimenti importanti anche da questo punto di vista. Il mare dell'Umbria. È il mare dell'Umbria che sta andando molto bene e che naturalmente ha visto protagonisti tutti i territori, ma ha visto finalmente protagonista Terni, e con la Cascata delle Marmore, la Valnerina Ternana, cioè voglio dire ci sono delle cose e su questo dobbiamo continuare a lavorare proprio perché quel territorio e questi territori hanno delle possibilità ancora di crescita, di farsi conoscere importanti. Adesso anche stiamo sostenendo il progetto di questo ascensore della Cascata delle Marmore, che grazie alla Fondazione Carit, che vedo che è molto attenta e lavora molto per il territorio a tutti i livelli, ma anche la Regione c'è, e questo sarà un altro intervento di grande importanza. Mi permetta, la Cascata delle Marmore ha un suo appeal conosciuto a livello mondiale, quindi dimenticarla sarebbe stata un po'... Sì, ma prima lo era. Prima un po' lo era, adesso si sta facendo qualcosa in più. Allora, lei ha parlato di pandemia e si è trovata appena eletta con questa problematica, e io aggiungo senza una grossa guida dall'alto, perché si brancolava un po' nel buio all'inizio di questa vicenda. Allora, lei pensa di aver lavorato bene nell'affrontare questo tema e oggi siamo pronti per un'altra eventuale, speriamo di no, emergenza? Allora, guardate, diciamo che il mondo ha vissuto questa pandemia in modo così, nessuno era preparato. E noi come regione, ecco, non possiamo purtroppo dimenticare il dato di partenza. Ricordo a tutti che in quel periodo noi, il primo periodo, avevamo una sanità commissariata. L'emergenza pandemica ci ha costretto a rimodulare gli ospedali, a poter realizzare sempre in maniera crescente posti letto, perché l'ondata, a parte la prima che per noi è stata meno impattante, certo, ma poi la successiva, siamo stati la regione che ha intercettato per prima le due varianti in contemporanea e quelli che... Ma io ricordo ancora le mie nottate quando chiamavo tutti gli ospedali per sapere se ancora avevamo posti letto disponibili, la organizzazione in un sistema che veramente era molto complicato da gestire. E ricordo ancora la grande fatica di reperire i dispositivi di sicurezza individuali, che non c'erano, erano tutto centralizzato, ve lo ricordate bene, era il periodo della gestione commissariale. Sulla mancanza di linea guida, esatto, includevo anche tutto ciò. Perché... Esatto, questo a livello nazionale, ma devo dire che lì le regioni, con la conferenza delle regioni, siamo stati veramente un baluardo importante per la riorganizzazione, per resistere a questa pandemia. Ma permettetemi di ricordare che siccome nel momento della massima espansione di questo virus c'erano necessità di tanti ricoveri, anche perché si andava in crisi polmonare e lì servivano i ventilatori polmonari, non possiamo dimenticarci che io ho dovuto affrontare il tema che in tutta la regione Umbria esistevano soltanto 69 posti di terapia intensiva. Noi li abbiamo quasi quadruplicati per affrontare la pandemia, in momenti in cui non c'erano e non si sapeva dove prendere i ventilatori polmonari, che attraverso la Protezione Civile Nazionale, il sistema Arcuri, che sapete benissimo, non arrivavano. Una volta mi ricordo ancora che ci fu veramente, persi proprio la pazienza, quando avevo la garanzia, dovevano arrivare 7 mi pare ventilatori polmonari, e quando arrivano in Protezione Civile, aprono i pacchi, c'erano il carrello porta ventilatore 3, quindi non c'era il ventilatore polmonare, c'erano altre situazioni, memorie in cinese, cioè situazione veramente drammatica da gestire. Ci siamo riusciti.
E sinceramente non lo dico io, ma a livello nazionale la gestione della pandemia dell'Umbria è stata considerata una delle migliori, così come il piano vaccinale che abbiamo portato avanti, pur con le difficoltà che c'erano e c'erano dappertutto, perché certo, a me non sfugge, no? le situazioni che si erano create in certi momenti. Regioni vicine tipo la Toscana molto più in difficoltà di noi. Molto più in difficoltà di noi la Toscana, ma anche le altre regioni dove noi, per carità, abbiamo visto... Parlo di regioni intorno a noi. Esatto, sicuramente c'erano delle attese delle ambulanze, ma noi abbiamo avute molto limitate fortunatamente rispetto a tante regioni dove invece questo tema era più importante. Siamo riusciti a curare tutti gli Umbri attraverso le nostre strutture. E non è facile riorganizzare le strutture ospedaliere, è devastante con il Covid, perché poi significa sia per decreto interrompere alcune altre prestazioni, perché sapete che a un certo punto c'erano i decreti, e sia perché la organizzazione dei presidi ospedalieri per poter affrontare il Covid presuppone spazi molto più importanti, perché ci sono i percorsi separati, perché quindi gli spazi sono quelli e entro quegli spazi non è che si possono allargare all'infinito. Nonostante questo ci siamo adoperati, siamo stati quella regione che ha ottenuto tra l'altro 4 moduli di terapia intensiva autonomi, uno collocato anche all'ospedale di Terni peraltro, per poter gestire la pandemia. Quelli ci sono venuti attraverso una battaglia che abbiamo fatto, abbiamo portato avanti proprio per contrastare proprio la pandemia e questo virus. Quindi che dire, oggi il tema, come sapete, qui per decreto mettono sala emergenza e per decreto lo tolgono, però ancora oggi purtroppo dobbiamo affrontare questa recrudescenza in tutta Italia. C'è il tema e sicuramente anche qui in questo momento una riflessione la dovremmo fare anche a livello nazionale in conferenza delle regioni, perché comunque noi continuiamo ad assistere in maniera anche crescente malati Covid che hanno bisogno del ricovero ospedaliero. È vero che è molto meno invasiva di prima questo virus, nel senso che per molti sono positivi ma se lo gestiscono tranquillamente a casa. Il tema che non possiamo dimenticare, perché tutto ha una coerenza, la nostra regione è una regione con un'alta percentuale di persone anziane e anche di fragili, quindi fragili che hanno una serie di comorbilità, e quindi quelli sono quelli che sono maggiormente a rischio, e da qui anche il numero dei ricoveri ospedalieri per Covid, perché anche questa, cioè tutto ritorna, e quindi su questo noi dobbiamo fare le giuste considerazioni e fare i conti che servono, insomma, perché... Quindi ritiene di aver fatto il massimo comunque che si poteva fare in quel momento. Oggi sono uscite le classifiche dei gradimenti. Sì, ho visto. Lei visto. È leggermente in calo, se non l'ho letta di sfuggita. Sì, 1,5 rispetto all'anno scorso. Vabbè, questi sono i sondaggi. Io credo che la gente poi valuterà sulla base del lavoro che uno fa. Poi è giusto che io però su questo vorrei farle una domanda. Sì. Poi ce n'ho un altro paio e chiudiamo. Perché allora, le regioni hanno come costo principale appunto quello della sanità, non l'Umbria ma tutte le regioni. Vero. Sappiamo che dal 2000 i fondi girati dal governo al 2020 sono praticamente raddoppiati, perché eravamo a 60 miliardi di stanziamenti e nel 2019 mi sembra erano 119 o 120 miliardi, quindi sono raddoppiati i fondi, sono diminuiti i posti letto e le strutture ad uso del cittadino. Però nonostante questo aumento di fondi la sanità pubblica sembra in affanno e in grande difficoltà e prospera invece quella privata. Per quale motivo? Allora, al di là di se prospera quella privata, noi abbiamo gestito... Nei 20 anni è triplicato il... Sì, però consentitemi di fare anche qui un'operazione chiarezza, perché è necessaria. Allora, la sanità costa ed è l'80% circa del bilancio, esatto, regionale. Su una regione come la nostra la restante parte di bilancio è molto esigua, noi non siamo regioni ricche come il Veneto, la Lombardia o l'Emilia Romagna, quindi capite che l'impatto è veramente molto importante, lo è sempre stato. I costi Covid, il governo ha messo più risorse ma non ha
ridato e quindi rimborsato delle regioni, delle regioni dei maggiori costi Covid, se non in percentuale. Considerate che non lo dico io, ma lo dice Donini, che è l'assessore dell'Emilia Romagna, coordinatore della commissione all'interno della conferenza delle regioni, commissione sanità, è uscito anche sui giornali circa un mese e mezzo fa, che alle sanità regionali mancano oltre 4 miliardi di euro di spese Covid non rimborsate alle regioni, tant'è vero che le regioni rischiano di andare in disavanzo. Queste sono le verità e sono i numeri veri. Perché? Perché il Covid costa e costa moltissimo, perché oltre a gestire il Covid e quindi con tutte spese straordinarie, perché ci hanno dato la possibilità di assunzioni straordinarie a temporanee, i maggiori costi dal punto di vista dispositivi di sicurezza, delle prestazioni sanitarie erogate a chi ha bisogno di cure. La Regione Umbria non ha mandato mai fuori nessuno a curarsi per il Covid e questo è stato uno sforzo importantissimo. Però nel contesto, nel panorama italiano, questo è il dato. Il 21, parlo dell'anno passato, alle regioni complessivamente, quindi pro quota all'Umbria, certo, sono mancati oltre 4 miliardi di euro di rimborso spese Covid. Il 22 ancora non si sa nulla, non è, perché al 22 sembra che il Covid sia sparito. E invece, come dicevo prima, ci abbiamo i ricoverati e ci abbiamo da gestire tutte le fasi che invece presuppongono ancora costi, oneri, spese per gestire la situazione. Poi, per quanto attiene al privato, è accaduto che per decreto, quando c'è stato, diciamo, il boom, l'esplosione dei contagi e quindi dei ricoveri a livello nazionale e naturalmente in tutte le regioni, per assicurare le prestazioni anche diverse dal Covid, no? E bisogni, soddisfare i bisogni di salute, le regioni sono dovute attrezzare dando la possibilità ai privati di farlo al posto del pubblico, che non poteva farlo perché per decreto non si potevano fare se non le emergenze in certi periodi, come ricorderete bene. Tra l'altro, anche qui, per esempio per quanto riguarda l'Umbria, noi abbiamo gestito il rapporto con le cliniche private, che tra l'altro fanno parte quelle convenzionate del sistema sanitario regionale, no? I convenzionamenti, certo, sono rimasti quelli che noi avevamo prima, che c'erano anche prima che arrivassimo noi, evidentemente. Però su questo voglio dire che ci siamo anche adoperati per fare in modo che non è che mandavamo gli umbri che dovevano, per esempio, fare un'operazione, un intervento urgente o comunque anche per evadere le liste d'attesa che c'erano, abbiamo utilizzato non le strutture con i loro professionisti private, ma addirittura abbiamo organizzato le nostre squadre con i nostri professionisti, per esempio i chirurghi e lo staff del pubblico, e li abbiamo mandati ad operare nelle cliniche private. Questo che cosa ha comportato? Anche una grande attenzione, no? Perché abbiamo permesso ai nostri professionisti che non potevano operare all'interno degli ospedali di farlo nella clinica privata e quindi andare avanti con le necessità che c'erano, però utilizzando i nostri, quindi con un costo, diciamo, inferiore rispetto al tutto compreso, tanto per essere chiari. Non so se sì, quindi è stata molta attenzione. Questa è la situazione per cui siamo stati costretti ad affrontare anche attraverso, come ripeto, l'uso delle strutture private accreditate, che queste erano accreditate da prima, comunque hanno il loro, no, accreditamento e fanno parte a tutti gli effetti del sistema comunque pubblico regionale, perché vengono inserite in questo contesto. Bene, ultime due domande. Allora, avrà notato che la gente non vota più. Alle ultime elezioni siamo arrivati in alcune zone sotto il 50% di partecipazione. Sembra che abbia stancato anche quello che la stampa ha etichettato come populismo. La politica ha qualche difficoltà a farsi apprezzare dalla gente, mi sembra, ma dopo la politica cosa verrà?
Ma se io... la politica non ha più appeal, cosa verrà dopo la politica? Ma la politica deve tornare ad avere appeal, perché la politica, quella vera, è l'arte delle scelte nell'interesse collettivo. Questo è poco ma sicuro. Quindi chi fa politica deve avere a mente a tutti i livelli l'interesse generale e il cosiddetto bene comune. Se ne parla sempre, ma poi magari nell'attuazione pratica c'è sempre qualche distinguo da fare. Io ritengo che sicuramente non è un segnale positivo, però la gente deve invece tornare a occuparsi della cosa pubblica e lo può fare solo attraverso l'espressione del voto. E quindi dobbiamo mettere in condizione le persone di capire che non è solo un diritto, tra l'altro conquistato a fatica, il diritto di voto, ma è un dovere civico. E quindi per fare questo sicuramente c'è bisogno che la politica ritorni anche un po' più in mezzo alla gente. Vedete, io ho sofferto molto i primi 2 anni perché sono stata costretta a rimanere qua dentro. Anche la notte, perché noi, ricordo ancora, abbiamo fatto delle conferenze delle regioni fino alle 4 del mattino per gestire la pandemia, quindi è stato un lavoro massacrante, e con un sistema che ci ha permesso di continuare a lavorare anche su molti altri fronti, perché guardate che ancora non si ha la consapevolezza di questo grande lavoro, ma noi come regione in questi 2 anni abbiamo fatto tanto altro. Abbiamo sistemato tutte le partecipate, che erano tutte messe così, non si capiva a che servivano. Oggi sono tutte in ordine, con i bilanci in ordine e con una chiara mission nell'interesse generale. Con loro stiamo facendo una task force per affrontare i temi del PNRR, e ci siamo mossi su tutti i settori. Anche qui io comprendo che ancora la gente non ne ha la percezione concreta, ma il lavoro fatto con i ministeri e fatto da questa regione, a partire dal primo PNRR che l'Umbria ha presentato, in particolare per superare il tema delle infrastrutture, che per questa regione è stato il male dei mali, io credo che sia di grande importanza. Oggi abbiamo la copertura finanziaria di 4 miliardi di euro per le infrastrutture di questa regione, una cifra straordinaria che dovrà essere attuata nel corso, la maggior parte del 26, che rientra nella programmazione. Quindi fresca, si consuma nel breve tempo. Ecco, altre, perché ci sono delle opere strategiche che hanno bisogno di tempi più lunghi, però già sono nel documento di economia e finanza nazionale. 4 miliardi per una regione come la nostra in tema di infrastrutturazione ferroviaria, stradale. Abbiamo rilanciato l'aeroporto. Sì. L'aeroporto è strategico per tutta l'Umbria, anche per Terni, consentitemi di dirlo, perché stanno arrivando le rotte che abbiamo, sia nazionali che internazionali, stanno dando dei numeri straordinari che superano di gran lunga il 2019 ante-Covid. E sì, il turismo è un'altra fonte importante di reddito per questa regione, che ha 1000 beni, tra i beni culturali, il paesaggio, l'enogastronomia, da poter offrire e promuovere. Questa regione si sta veramente riproponendo nel panorama internazionale. L'aeroporto occorre per far venire i turisti da fuori. Noi abbiamo avuto e continuiamo ad avere una grande attenzione all'incoming, per cui per esempio il collegamento che parte da Perugia e arriva a Londra idro con British è straordinario. Gli inglesi che arrivano e poi arrivano lì, ma poi si diffondono su tutto il territorio regionale. E poi considerando la comodità di un aeroporto, piuttosto che andare a un grande aeroporto come Fiumicino, dove i tempi sono molto più lunghi, la fruibilità è sicuramente tanta. Assolutamente. E questo, l'infrastrutturazione con anche collegamento che stiamo portando avanti e che è stato già accolto dal governo con stazione ferroviaria Colle Strada, poi c'è tutto il tema della linea che noi siamo fuori, come sapete, dall'alta velocità, invece la stiamo recuperando con l'Orte Foligno, quindi Terni, Foligno, Falconara. Lì ci sono delle risorse importantissime per velocizzare quella tratta, che quantomeno ti consente di accedere molto velocemente agli hub dove è possibile collegarsi direttamente con l'alta velocità. Quindi è tutto un lavoro, come dicevo prima, che dà l'idea
e dà la prospettiva del salto che vogliamo fare a questa regione. E quindi l'avete visto anche tutti i lavori che a volte costituiscono anche motivo di qualche disagio, ma i lavori che sta facendo ANAS su tutta la rete di loro competenza è di straordinaria importanza. Oltre a questo ci sono tutti gli altri fondi e le altre cose. Avere poi inserito l'Umbria tra le 5 regioni che sono una specie di insomma, esperimento sull'idrogeno, capite che è importante. Terni, oltre a lavorare adesso per la centrale idrogeno, come ho detto prima, di Ast, c'ha già un'altra componente idrogeno per il treno idrogeno, che è Terni, L'Aquila, Sulmona. Quella l'abbiamo ottenuta dai fondi complementari Sisma, anche attraverso una deroga molto motivata che è stata accordata di farla a Terni piuttosto che nella Valnerina Ternana, che è anche oggetto della ricostruzione post sisma 2016. E quindi, come vedete, ci sono tante cose e tante altre ne arriveranno. Allora, l'ultima domanda è questa: si parla di questi temi sempre più spesso, giustamente, salute, lavoro, costo della vita, carrello della spesa, economia, turismo, ne abbiamo parlato. Questa è una domanda che mi appassiona in maniera particolare, lavorandoci anche in questo territorio. Ma la cultura? Ma la cultura io credo che sia attenzionata da questa regione in modo molto forte. Basti pensare tutte le politiche che abbiamo messo in campo e le grandi risorse che abbiamo messo in campo per agevolare gli studenti, per esempio universitari, la no tax area, le borse di studio, che non sono solo per il livello universitario, ma l'abbiamo messe anche per la fascia di età più basse. Stiamo rilanciando e sosteniamo sia per Perugia che per Terni l'università e quindi l'attrattività, come ho detto prima. Cioè, sulla cultura stiamo investendo molto, perché poi la cultura è a 360 gradi, riguarda l'istruzione, riguarda la scuola, riguarda tutti gli eventi culturali sui anche quali la regione c'è, certo che anche gli spazi sui quali la regione c'è, partecipa attivamente, finanzia, cofinanzia, quindi voglio dire, da questo punto di vista, anche perché la cultura è sicuramente per la nostra regione al centro ed è strategica, non solo per la crescita della nostra comunità, quindi a partire dai giovani, guardate anche tutti gli investimenti che abbiamo, ci siamo assicurati sulle scuole nuove, gli asili nido, no? Grandissime risorse anche lì, e quindi insomma adesso c'è l'attuazione di questi programmi, però abbiamo finanziato tutte queste cose attraverso il PNRR, attraverso questo lavoro che si fa, perché i viaggi a Roma non è che li andiamo a fare per perdere tempo, perché ogni volta che si va si riporta a casa, si portano a casa risorse importanti, e bisogna starci e bisogna fare una battaglia tosta, perché come ripeto ci sono le grandi regioni del nord che sono e quelle del sud a cui sono destinate tantissime risorse, certo. Quindi noi siamo sempre in quell'area di mezzo che non è assolutamente comoda. Allora, io ho concluso, tolgo il disturbo, in redazione mi avevano chiesto di farle una domanda, ma visto la passione con cui risponde, credo che la domanda sia superflua. Si ricandida? Beh, questo adesso sicuramente lo vedremo, poi non è che uno decide e si ricandida, no? Sarà oggetto naturalmente di una discussione. Però le piace, insomma, ma io vedo che ci sta mettendo... Guardi, io ci metto tanta passione e tanto lavoro, l'unica cosa sulla quale sono certa e posso garantire è che l'impegno è tanto e il lavoro che metto è tanto. Spero adesso di poter tornare a incontrare la gente, perché le cose vanno spiegate. Oggi vi ringrazio anche di questa intervista, alcune cose le abbiamo potute dire, ma molte altre ce ne sarebbero da dire, sì, che magari servirebbero ore, esatto, non sono compatibili noi siamo qui, siamo con pronti, gli spazi televisivi, no? Vi ringrazio di questa opportunità, però io credo che oggi devo tornare e lo farò, l'ho fatto anche a Terni, un po' di mesi fa ero venuta per illustrare un po' la situazione, ma lo farò e tornerò. Perché semplicemente parlare con le persone e dire che cosa si fa e anche quali sono le difficoltà che siamo costretti ad affrontare e per le quali e a causa delle quali a volte i tempi sono più lunghi delle aspettative e non si riescono a dare risposte immediate.
Io sono consapevole di tutto questo, come sono consapevole che dobbiamo fare degli interventi, e li stiamo facendo, abbiamo iniziato sulla sanità importanti. Sono convinta che Terni, azienda ospedaliera di Terni, deve essere utilizzata per l'alta specialità e può essere molto attrattiva per la nostra regione dal punto di vista anche sanitario. Il percorso va integrato con il territorio, da qui anche il progetto di Narnia Amelia, ospedale unico, certo, che deve essere di supporto e collegato con l'azienda ospedaliera di Terni. Se ne parla da tanti anni, però vedete, se ne parlava da tanti anni ma le risorse non c'erano. E quindi stiamo portando avanti sia quello che naturalmente il percorso per il nuovo ospedale di Terni. Io ci lavoro molto e confido di poter arrivare a questo risultato. E magari ci aggiorniamo fra qualche tempo, spero di darvi questa risposta. Queste ulteriori risposte. Bene, grazie mille. Grazie a voi tutti.